Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Sono sempre Lisa e oggi sono qui come al solito dopo mesi a fare un altro video tramite un book tag che vedete già il titolo sotto, ovvero dedicato alla mia fantasmagorica libreria. Infatti ve la faccio vedere benissimo. Comunque, io ho già preparato tutti i libri qua perché sono un bel po' e le domande sono tante e questo è come al solito vuole essere un video introduttivo perché vorrei portarne altri sul canale, quindi spero che questa volta sia la volta buona per essere un po' più produttiva. Io lo spero, voi non ci credete. E andiamo. Però la prima domanda dice: descrivi la tua libreria, dove l'hai presa? Allora, questa qui io l'ho presa da IKEA, sono vari pezzi, ovvero questo è un pezzo, poi c'è quello più grande e i due pezzi sopra, poi qui di fianco a me c'è un'altra porta, cioè c'è una porta e c'è un'altra libreria, sempre da IKEA, ed è questa qua, però non mi ricordo nemmeno il nome, quindi non saprei. Ed è cioè, gli scaffali quadrati molto profondi, quindi ad esempio. Qui sopra ci sono due file di libri, il più delle volte, tipo più là ci sono due file di libri, poi il resto dei libri sta accantonato su questo, su questa mensola qui giù, quasi per terra, diciamo. Poi, seconda domanda, come organizzi i tuoi libri? Allora, la libreria è un po' disordinata, però ha il suo ordine se lo si vuole trovare. In questa qui grande, cioè tutta questa, ci sono i fantasy. Sopra ci sono gli young adult e tutti i middle grade che ho letto quando ero piccola, tipo l'ultimo ripiano. Poi qui ci sono i classici e continuano nell'altra libreria di là. E poi, ora non la potete vedere, ma magari lo metto in sovraimpressione. Ci sono due scompartimenti, qui ci sono quelli di i libri di poesia, lì fuori ci sono invece saggi, qui ci stanno fumetti e quant'altro, e di là altri classici, magari classici della letteratura anche per l'infanzia, ma anche americana e quant'altro. Poi, qual è il romanzo più lungo che hai? Allora, avevo pensato all'Odissea e l'Iliade, che è un'edizione brossurata che sta adesso tenendo la telecamera, però poi ho detto, ma io ho Il Signore degli Anelli, questa edizione meravigliosa, stupenda, ho due edizioni del Signore degli Anelli, giusto per far breccia nel cuore dei lettori, e questo ha 1358 pagine. Direi che è il libro più grande che ho. Adesso lo posiamo per terra. Poi, qual è invece il romanzo più corto che hai? Allora, visto che si parla più che altro di pagine, io vi volevo far vedere due libri, però non sono nessuno dei due dei romanzi. Questo è un saggio, che è La mia sera del XX secolo e altre piccole svolte di Kazuo Ishiguro, e poi L'ignoto ignoto, le librerie e il piacere di non trovare quello che cercavi di Mark Forsyth. Che questo ha 26 pagine e questo più o meno 36-37. Però sono due saggi essenzialmente, uno appunto di Kazuo Ishiguro, lo scrittore di Non lasciarmi, e questo invece è appunto un mini testo argomentativo sul piacere di non trovare i libri che vuoi, quello che in realtà non vorresti mai essendo un lettore, ma dettagli. Poi, un libro che hai ricevuto come regalo per compleanno. C'è stata un po' di difficoltà perché veramente non ricordavo cosa mi sia stato regalato per il compleanno o meno. Comunque, mi sono ricordata che l'anno scorso mi è stato regalato Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, che è un saggio appunto di questa autrice che di solito ha scritto romanzi, io li ho letti quasi tutti. E questo mi è stato regalato dalla stessa persona che mi ha poi prestato tutti i suoi libri, però devo ancora leggerlo perché sono comunque 600 pagine di libro, quindi non mi sembra il caso di leggerlo mentre sto leggendo i libri per l'università. Poi, un libro che ti è stato invece dato da un amico. E questo qua vi faccio vedere Fangirl di Rainbow Rowell, che mi è stato regalato un po' di tempo fa, penso nel 2016, da una mia cara amica, quindi nel caso stia guardando questo video sempre nei tuoi pensieri, che è un libro dolcissimo, infatti qualche volta quando spolvero la libreria vedo questo libro e penso a lei e quindi sono sempre felice di averlo lì che mi guarda un po'. Poi un'altra domanda è: qual è il libro più costoso che possiedi? E qua c'è stato un bel po' di hype perché non sapevo quale farvi vedere, poi mi sono messa a vedere i prezzi e ho detto ah ok, allora questo è quello più costoso,
purtroppo, non volevo, ed è la nave di Teseo di J.G. Abrams, che in realtà è il regista, però ha curato anche questo libro, e sta a 35 euro per il semplice fatto che all'interno è un libro con molti inserti. E ve lo vorrei far. Vabbè, vi farò vedere magari una panoramica in sovraimpressione perché sennò qua siamo a buttare i santi. Ed è. Un libro che sta tanto perché appunto è pieno di inserti all'interno perché la storia verte su due fronti, vi è la storia originale e poi tutto il resto del volume sembra come se fosse stato studiato da due ragazzi al di fuori, nella realtà, e ci sono 3.000 appunti, investigazioni, perché si vuole essenzialmente scoprire chi è invece l'autore, che è essenzialmente chiamato Straka, ed è attorno a quest'autore. C'è grande mistero, quindi J.J. Abrams, che è appunto l'autore primario, insieme anche a Doug Durst, hanno creato questo libro abbastanza misterioso, però veramente, veramente molto, molto interessante, che a me è piaciuto tanto. Quindi io vi straconsiglio di leggerlo e di stare attenti ovviamente durante la lettura perché si perde veramente troppo tempo, però è da leggere se si è appassionati a questo genere di lettura. Poi, l'ultimo libro che hai letto. Allora, l'ultimo libro che ho letto, proprio finito ieri, è stato Lolita di Nabokov, che è stata una lettura molto interessante che non mi aspettavo potesse lasciarmi come mi ha lasciata, però veramente molto bello, ovviamente. Non mi aspettavo che mi piacesse, anzi, cioè, avevo paura a leggerlo, avevo molto, molta paura perché, appunto, essendo un classico, tra virgolette, un classico. Tutti mi dicevano leggilo, leggilo, però avevo sempre quella cosa, tutti l'hanno letto, a tutti è piaciuto, a me non piaceva, sicuro. Invece no, mi è piaciuto. Hai completato delle serie quest'anno? Allora. In libreria. Quella che ho finito quest'anno è Il principe prigioniero, la serie di Captive Prince di C.S. Packard, che è stata tradotta anche in italiano, che è una serie fantasy non young adult, quindi escludiamo il genere. Veramente, veramente bella, mi è piaciuta tantissimo, che vi straconsiglio, già ne ho parlato in un altro video, quindi nel caso vi rimando lì. E anche per trame e robe varie vi rimando sempre lì perché sennò qua siamo 3 ore a parlare. Qual è l'ultimo libro invece arrivato nella tua libreria? L'ultimo libro in realtà sono tre perché ho fatto un ordine e mi sono arrivati ovviamente in combo e sono Io sono leggenda di Richard Matheson, che ho anche letto e mi è piaciuto veramente tanto. Stupendo, che è appunto il libro da cui è stato preso il film con Will Smith, che è un distopico, più o meno, è un distopico che parla di vampiri, però mi è piaciuto tantissimo, si discosta un po' dal film, è molto più introspettivo e psicologico, e però segue essenzialmente tutto quello che succede nel film. Io vi consiglio tutte e due le opere e di metterle ai due poli opposti. Più o meno la stessa storia, però sono due cose, due concezioni diverse di narrativa. E poi mi è arrivato Assassin's Apprentice della Hobbes, che io ho preso in inglese, però c'è la nuova traduzione della Fanucci, però l'ho preso in inglese perché la Fanucci, questo libro sta 20 euro, io l'ho preso a 8, così come farò per tutti gli altri libri, se questo ovviamente mi potrà piacere, perché ho un po' di paura anche per questa autrice. E poi I'll Be There For You di Kelsey Miller, che è il saggio scritto su Friends, che è una tra le, se non la mia serie preferita in assoluto, e si sa, e per chi non lo sa adesso lo saprà. Io, se amo una serie TV, vado subito a cercare il libro, anche che possa essere semplicemente, non lo so, una fiction novel che è stata definita come veritiera anche dalla serie TV, ok, io mi recupero tutto quello che può essere l'oggetto libro di quella serie TV. E quindi mi serviva, cioè mi serviva per puro essere fan, però lo sto leggendo e sto a pagina 93. Poi, qual è il libro più vecchio che possiedi? In realtà ultimamente ho avuto un grande arrivo di libri vecchi, quindi non ne ho idea, vi faccio vedere quello che penso sia uno tra i più vecchi che possiedo.
posseggo, ed è Il folle poesie in prosa, il diverbio di Khalil Gibran, o Gibran, che è stato pubblicato nel 1993. Io non so se intendere questa domanda per anno di pubblicazione o più vecchio che ciò da più tempo, quindi non ne ho idea, io la considero come il libro di pubblicazione più vecchio che hai, però non è questo, cioè ne avrò di più vecchi. Poi, un libro che non vorresti mai perdere di vista. Allora, io adesso vi parlo, come al solito, di Evtushenko, di questa edizione, perché, ad esempio, questa è dell'83, quindi potevo anche usare questo per quella domanda, però non volevo usare sempre gli stessi libri. Però, per domande del genere, vi parlerò quasi sempre di questa raccolta di poesie, perché è quella con cui ho conosciuto l'autore ed è la mia preferita tra quelle che stanno qui. E sì, questo è quello che non vorrei mai perdere. So che se esco dalla camera c'è questo libro qui e io sono felice che stia qui. No, non riesco proprio a pensare che non possa più esserci da un giorno all'altro che scompare. No, è proprio categoricamente da togliere dalla mia mente. Anzi, non mi è mai passata per la mente una cosa del genere. Comunque, poi il libro più rovinato che hai. È stato difficile perché alla fine, per quanto siano vecchi i miei libri, non sono mai rovinatissimi. Però io ho questo libro, Il Re d'Inverno, della serie di Excalibur di Bernard Cornwell, in questa edizione della Mondadori di molti anni fa, ovviamente, e che ha le pagine abbastanza usurate e mi sa molto di vecchio, quindi io vi faccio vedere questo. Però essenzialmente dentro è praticamente perfetto. Ah, c'è anche un segnalibro, ero arrivata a pagina 47, ma non l'ho mai più letto. Ottimo, come spezzare l'incantesimo del lettore accanito. Poi, qual è il tuo libro più immacolato? Ah, oddio, questa mi sa che non l'ho preparata. Non ne ho idea, la maggior parte, comunque. Un libro che non ti appartiene. Anche questa non l'ho preparata, però adesso ve lo faccio vedere. Allora, vi faccio vedere questo libro, che è arrivato da poco in realtà nella mia libreria, che è Matrimonio Moderno di Karen Blixen, che non è mio, essenzialmente. Però non diremo di chi è, anche perché non so di chi è. Hai un libro del tuo colore preferito? Penso la maggior parte. Perché i miei colori preferiti sono l'arancione, il nero, il viola e il verde acqua. Quindi la maggior parte di questi volumi, soprattutto quelli fantasy young adult, quindi questi qua, hanno tutti questi colori e li amo immensamente, sono fantastici. Hai un libro sugli scaffali da tempo che ancora non hai letto, ovvio, tantissimi. Però in questo caso, visto che dobbiamo essere un po' più aperti nel mondo della lettura, vi mostro una graphic novel che è Blankets di Craig Thompson, che ho preso quest'estate quando sono andata a Roma e l'ho trovata in questa edizione stupenda e l'ho pagata solo 10 euro perché la nuova edizione è rilegata e costa sui 40 euro, se non mi sbaglio, 40 o 35 euro e io non ci tengo a spendere tutti questi soldi, però avendola trovata a 10 euro in un'edizione che mi piace veramente quasi, anzi molto di più di questa qua nuova, sono contenta di averla, però ancora una volta non l'ho ancora letta. Poi, di tutti i libri sui tuoi scaffali, qual è il primo che hai letto? Non me lo tiro fuori, ma qui sopra qui, ci sono le edizioni di Geronimo Stilton, quindi qualcosa sua, sicuramente Alice nel Paese delle Meraviglie, se non in quell'edizione, in un'altra edizione, quindi Alice nel Paese delle Meraviglie, perché è il primo libro che ho letto. E l'ultima domanda, hai dei libri autografati? In realtà sì, 3. E dopodomani mi arriverà anche il quarto di Elisabetta Agnone, quindi in realtà vi vorrei far vedere quello, però non posso perché ho in mente un altro video in cui ve lo farò vedere. Intanto vi faccio vedere di nuovo, purtroppo mi dispiace, un libro bellissimo però, The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein di Kirsten White, che ha al suo interno la firma dell'autrice. E adesso ve la faccio vedere se la trovo. C'è, vi giuro che c'è.
Sì, questo è un libro veramente molto molto bello. Io vi consiglio di leggere ovviamente prima Frankenstein per capire ovviamente questo, che è un rifacimento della storia, molto dark e cupo come al solito. E niente, per riprendere un po' i collegamenti con il canale, con la libreria, anche per anche conoscerla meglio voi e ridare uno sguardo, perché in realtà la dovrei rimettere a posto, però dettagli. Ho fatto questo video che spero vi piaccia e niente, ci vediamo al prossimo. Ciao!